il suo nome, il suo cognome, il luogo e la data di nascita. Ferone Giuseppe. Nato? Catania. 25-7-55. Sì, il pubblico ministero ci vuole dire qual è la posizione del signor Ferone? È sicuramente di imputato di reato collegato, un procedimento collegato. E lei ha diritto ad essere assistito da un difensore per essere esaminato in questa sede. Ha un difensore, Ferone? L'avvocato Guarnera, del foro di Catania. L'avvocato Guarnera potrebbe essere oggi sostituito dall'avvocato Amato, che è presente in aula, se lei è d'accordo. Sì, va bene. Intende sottoporsi all'esame? Sì. Allora il pubblico ministero può procedere. Signor Ferone... Scusi, ancora un momento, deve avvicinarsi il microfono. Deve avvicinarsi un po' di più. Va bene così? Vediamo. Mi scusi, signor Presidente, essendo che potrei, se si potrebbe anche allontanare... Prego, proceda. Il pubblico ministero può procedere. Sì. Signor Ferone, da quanto tempo ha iniziato a collaborare con la giustizia? Dal 3 aprile del 1995. Perché ha iniziato a collaborare con la giustizia? Dopo la morte di mio figlio e mio padre. Come sono morti? Li hanno uccisi, barbaramente, innocentemente. Quando sono stati uccisi? Mio figlio è 17 di marzo, mio padre è 31 di marzo. Di quale anno? Del 95. Lei ha fatto parte di gruppi di criminalità organizzata? Sì. Di quale gruppo in particolare? Diciamo che quello a cui sono stato più vicino, il Pillera, ma dall'origine, sin dal 75, da Giuseppe Calderone. E vogliamo un pochettino... così storicamente ricostruire le tappe della sua diciamo carriera nell'ambito delle organizzazioni criminali. Lei accennava al fatto di essere entrato nel 75 nel gruppo che faceva capo a Calderone Giuseppe, ho capito bene? Sì. Ecco, vuole un po' così ricostruirci, anche se sinteticamente, i vari passaggi. Ha capito la domanda? Sì, l'ho capita la domanda. Solo che qui bisogna articolarci un po', diciamo, nel tempo. Ecco, cerchiamo, fare... dal 75 cerchiamo un po' di far capire alla Corte... chi erano sì, i perfetto, di va organizzazione bene. Va bene, nel 75 ancora ero giovane, diciamo mi dedicavo solo a qualche rapina, qualcosa del genere, niente di più, con dei ragazzi miei coetanei del mio quartiere. Quale quartiere? Piazza Bovio. Nel frattempo, in quel periodo, si incomincia a instaurare a Catania una Francia di Cosa Nostra capeggiata da Giuseppe Calderone, di cui facevano parte Santa Paola, i Ferlito, i Ferrera, intesi Cavarruzzo. Dalla parte opposta c'erano i cosiddetti custodi che non volevano essere sottomessi a Cosa Nostra. Io in quell'epoca, essendo amico con Salvatore Turi Tabacco, diciamo che ero più vicino nell'area del Calderone.
praticamente a causa, diciamo, di questa mia amicizia con Salvatore Pillera, nel frattempo Salvatore Palermo, conoscevo anche Santa Paola, hanno tentato i custodi di ammazzarmi in più di un'occasione, fino al punto di prendere io la decisione di avvicinarmi, diciamo, con il calderone attraverso Salvatore Palermo, Salvatore Pillera, Salvatore Lanzafame, Affio Ferlito, eccetera, Santa Paola. E diciamo che più o meno da quel periodo in poi facevo parte, ma più che parte ero avvicinato a queste persone, ero simpatizzante. Fino negli anni Ottanta, fin quando c'è stata una scissione dopo la morte di Giuseppe Calderone. Una scissione tra Santa Paola Benedetto e Affio Ferlito. Io in quel periodo molto vicino a Salvatore Lanzafame, a Orazio Isaia, inteso Fubicida, abbiamo optato per Affio Ferlito, fin quando poi sbocciò in una guerra tra i cosiddetti Ferlito Santa Paola nell'81. Questa è la cronostoria più o meno sintetica tra Santa Paola, diciamo, e Ferlito. E quando c'è stata questa guerra tra Ferlito e Santa Paola, lei? Ero con i Ferlito, di già però era morto Ferlito nel frattempo, perché io sono uscito nell'82, di già era in corso questa guerra. Questa guerra come è iniziata? Beh, questa guerra ha origine, diciamo, un po' molto lontane, perché apparentemente era da Catania, ma in effetti arrivava da Palermo, in quanto il Ferlito era corrente Stefano Bondate, il Santa Paola era corrente oggi cosiddetti corleonesi. All'origine c'era una serie di tragedie tra il Santa Paola e il Ferlito. Cosa significa che c'erano queste tragedie tra il Ferlito e il Santa Paola? Di tragedie nel senso che si era tentato allora una specie di colpo di Stato, come si suol dire, all'interno di Cosa Nostra, catanese o da parte di Stefano Bondate. Poi l'armiere di Stefano Bondate ha tradito, è passato, diciamo, con Totò Riina e ha raccontato tutto quello che stavano programmando, e così che, come è partita la guerra a Palermo, è partita di conseguenza anche a Catania. Chi è questo armiere di Stefano Bondate? Certo, Ignazio Pullarà, palermitano. E in che senso avrebbe tradito Ignazio? Avrebbe tradito Stefano Bondate. E in che senso? Perché prima era l'armiere di Stefano Bondate e poi con tutte le armi passò nelle file di Totò Riina e ha raccontato tutto quello che stavano, diciamo, programmando. E cosa stavano? Bondate insieme ad Affio Ferlito ed altri. Cosa stavano programmando? Volevano ammazzare Totò Riina. Volevano, perché dicevano che era molto violento e che dava molto fastidio, che stava un po' disturbando, e più o meno tutte queste, diciamo, situazioni, che poi siano vere o meno. Ecco, le armi di Stefano Bondate detenute dal Pullarà come erano giunte a Palermo? Le armi erano dei palermitani, solo che c'era una partita di armi, cosiddetti Kalashnikov, che sono arrivati dai paesi medio orientali da parte di Affio Ferlito, e di cui, diciamo, in una cosiddetta cassa ce n'erano sei di questi mitra, li ha portati a Palermo. Chi li ha portati? Marino Matteo, Affio Ferlito
e un altro ragazzo che è morto, ora non mi ricordo con questo momento il nome, comunque Marino Matteo è vivo e già... No, è anche lui deceduto, tutti e tre deceduti sono ad ogni modo. Sì. Avevano portato queste armi a Palermo? Sì. Queste, però le hanno portate una sola cassa di questi Kalashnikov. E di cui le aveva presi in consegna, questo Pullarà, che a sua volta poi quando ha tradito si è portato anche queste armi. Ecco, queste indicazioni che lei ha fornito oggi alla Corte come sono in suo possesso? Io ero parte integrante di questa situazione, di cui fra cui Marino Matteo era come se fossi io. Non ci sono andato io perché ci è andato lui, ma ne ero pienamente a conoscenza. Ecco, lei ha detto che c'era un collegamento tra le vicende di Palermo e le vicende di Catania. E in particolare a Catania cosa succedeva? Di riflesso a queste, diciamo, situazioni che si vennero a creare a Palermo, è normale che, diciamo, si è trasportata a Catania questa situazione. In quanto, diciamo, che, come dire, il controposizione a Corleonesi su Catania era rimasto Salvatore Pillera. Come? Contrapposizione, diciamo, ai corleonesi di Palermo, essendo che i palermitani avevano dato l'incarico a Santa Paola di fare la guerra, diciamo, a questi rimasti della corrente di Stefano Bondate, allora è nata la guerra anche su Catania, è stata fronteggiata a quel punto, essendo che già Raffio Ferlito era stato ucciso da Salvatore Pillera. Come? Lei ricorda quando fu ucciso Ferlito, più o meno? Se non ricordo male dovrebbe essere nella primavera più o meno, primavera qualcosa del genere, dell'82. In quanto quando è stato ucciso mi trovo a carcere di Lucca e l'ho appresi dai telegiornali. Lei ha accennato ad un personaggio che ha chiamato Turi Tabacco, ricorda il vero nome del Tabacco? Mi pare si chiami Guarnera, se non ricordo male, Guarnera, sì, qualcosa del genere. Comunque è stato ucciso nel carcere di Catania. Ecco, ricorda... 86, mi pare, durante una rivolta. E ricorda se in quell'occasione fu ferito o ucciso qualche altro personaggio? Nella circostanza di quella, diciamo, sommossa rivolta che c'è stato, sì, è stato il cognato di Salvatore Pillera, è stato trovato anche lui ucciso all'interno del carcere. Le ricorda il cognome? Finocchiaro. Questo Finocchiaro era parente di altro Finocchiaro oppure esso ucciso? Sì, Andrea Finocchiaro. Ricorda? Fratello. Eh? Il fratello. Il fratello. Lei ha anche accennato ad Orazio Isaia, detto Furbicicchia. Sì. Che fine ha fatto? È stato ucciso nel 1981 in Corso Martire della Libertà, che lui aveva un negozio di fotografo davanti al bar. Ecco, e questo omicidio, sulla base delle sue conoscenze, fu dovuto ad un fatto così isolato oppure si colloca in una particolare strategia? No, la strategia è che in quell'epoca c'era in corso una guerra all'interno, diciamo, dei cursoti, tra i cosiddetti cursoti e la Francia di Antonino Puglisi, ha detto a Savasta, e che di Santa Paola, diciamo, sotto sotto appoggiava Manfredi Curao, mentre che a Fioferlito sotto sotto appoggiava Antonino Puglisi, la Savasta. Quindi mi faccia capire, questa guerra tra i Puglisi e il Cursoti, e i Cursoti, è una guerra parallela a quella tra Ferlito e Santa Paola oppure successiva? No, è precedente. Questa guerra fra custode precedente, successiva, è quella dell'82 praticamente, tra Santa Paola e Ferlito.
l'omicidio ancora del... qua siamo tra, quando ci sono in atto i screzi tra Santa Paola e Ferlito. Ho capito. E più o meno ricorda l'epoca di questo omicidio? Se lo ricorda, se non... No, no, lo ricordo in quanto io ero stato arrestato da alcuni giorni. Lei quando è stato arrestato? Ed ero ancora isolato quando ho saputo questa notizia che è stato arrestato. Io sono stato arrestato, era aprile dell'81. Lei è stato arrestato per che cosa? Per una rapina a Lucca, però ero stato arrestato a Catania. Era stato arrestato a Catania per una rapina fatta precedentemente a Lucca? Sì. Era stato arrestato nell'aprile dell'81? Sì. E quando di cui mi trovavo isolato a carcere di Catania a Piazza Lanza. E quando ho saputo che durante questo, diciamo, mio periodo di isolamento di alcuni giorni, ho saputo che avevano ucciso Orazio. E quindi Orazio Isaia a quale gruppo sì. apparteneva? Nostro nel senso di Salvatore Lanzafame, Salvatore Palermo, e Salvatore Pillera, Affio Ferlito. Quindi la... ricordo in particolare che in quell'occasione c'era anche Salvatore Palermo in galera e di cui fu proprio lui a darmi notizia dell'uccisione di Orazio Isaia. Salvatore Palermo, che l'aveva sentito nel gazzettino dal mattino alle 7 che fanno il gazzettino. Ecco, e sulla base delle sue conoscenze, non vogliamo supposizioni, sulla base di fatti specifici, lei è in grado di attribuire la paternità dell'omicidio, non come esecutori materiali tanto, ma come gruppo? Specificatamente è normale che io non posso dire sì, che la paternità arriva di qua o arriva di là, però orbitando in un determinato ambiente, conoscendo determinate mentalità e poi confrontandole, uno si fa una propria logica e più che altro anche perché risultavano. È stato commesso da parte dei cosiddetti cursoti allora, in quanto però avevano chiesto il permesso a Santa Paola e Santa Paola aveva detto che non gli interessava. Quando si dice non mi interessa, già le si dà carta bianca. Perché formalmente Isaia apparteneva ad un gruppo che era formalmente omogeneo, perché lei ha detto che questo omicidio si verifica nel momento in cui iniziano gli screzi tra Ferlito. Già erano in atto, già erano in atto dall'80, già siamo qua all'81, perché questi screzi sono durati abbastanza, circa un anno. E quali furono i fatti successivi? Questi screzi poi si tramutarono concretamente in fatti di sangue? È sbocciata in una guerra. Ecco. E non è nata a caso quella guerra. Cioè? A caso non è nata, è nata proprio appunto di tutti questi, diciamo, screzi, di tutte queste forme di chi doveva prendere il posto di Giuseppe Calderone. Chi doveva stare seduto in commissione a Palermo al posto di Giuseppe Calderone? Santa Paola o Ferlito? Ho capito. Dico, sai indicare alla Corte fatti omicidiari che si sono verificati nel corso di questa guerra tra il gruppo Ferlito e il gruppo Santa Paola? Gli omicidi sì, ci sono stati, di conseguenza. Ecco, ne sai indicare qualcheduno? Lei ha parlato poc'anzi di Turi Palermo e lo ha indicato come persona sì, a lei sì. particolarmente vicina. Ci sa... Sì, all'epoca della morte di Salvatore Palermo io mi trovavo in galera. Dove si trovava? Piazza Lanza. Sì. Quando è arrivata la notizia che era scomparso Salvatore Palermo. Poi quando sono uscito... Sono andato alla Villa Bunker, dove venne poi successivamente arrestato Salvatore Pillera. C'era Vinci Guerra. Dove venne arrestato Vinci Guerra. Salvatore Pillera è riuscito a scappare in quell'occasione. Ricorda chi furono gli altri? No, e nella circostanza si parlava proprio della scomparsa di Salvatore Palermo e Lampadina.
ricorda il vero nome di Lampadina? Non lo ricordo, vabbè. No, in questo momento non mi sorviene, però lo so benissimo, in questo momento non mi sorviene. Comunque, durante, se mi ricordo lo riferirò senz'altro. E cosa ha saputo? E si parlò che in quanto c'era quel giorno Santa Paola che aveva invitato, aveva dato un appuntamento a Salvatore Palermo alla Palma Car. Salvatore Palermo va a Corso Italia nel bar allora gestito da Franco De Francisci. Dove si trova adesso? A Corso Italia, un baretto là prima di angolo di Viale Vittorio Veneto. Ricorda come si chiamava? No, non ricordo in questo momento. E di cui trova lì, c'è anche un barbiere e c'era Arturo Caltabiano e Lampadina. Palermo invita tutti e due di andarci, che dovevano andare, di seguirlo, che dovevano andare da Santa Paola. Arturo Caltabiano si rifiuta di andare, dice io non ci vengo, dice vi aspetto qua. Arturo Caltabiano, vedendolo ritardare, si apposta lì vicino e vede che c'erano le saracinesche chiuse e tutto, e ha capito che era successo qualcosa di grave, e a quel punto ha dato l'allarme. Cioè Arturo Caltabiano era nella Villa Bunker, e di cui quando si parlò di questa cosa, questi sono, diciamo, i fatti di mia conoscenza, il perché io sono a conoscenza di questi fatti. Sì, lei ricorda chi furono le persone arrestate all'interno della Villa Bunker? Sì. Come furono arrestate e perché furono arrestate? Beh, perché furono arrestate non lo so, so come furono arrestate. Sì. Che c'era Salvatore Gritti che stava per uscire e c'era la polizia nascosta dietro il cancello, e sono entrate dietro a Salvatore Gritti naturalmente tutti quanti, e hanno, diciamo, fatto cosiddetti blitz, un blitz, e li hanno sorpresi a tutti quanti. Ed è rimasto ferito nella circostanza Michele Vinciguerra. Sai il soprannome del Vinciguerra? Cicaledda. Sì. Michele Vinciguerra, Salvatore Gritti, i Cavallaro, padre e figlio. Il nome? E Cavallaro Rosario e Cavallaro Sebastiano. Aveva un soprannome Sebastiano? Un fratello. Sì. Poi? E Arturo Caltabiano, l'ho detto. E Gaetano Lautani. Arturo, Gaetano, il fratello Michele, Francesco Viola, sai il soprannome? Detto Berwhite, detto Berwhite. Cioè, furono arrestati per qualche reato? E sono stati arrestati là perché ci hanno trovato delle armi. Sai che tipo di armi? Sì, mi ricordo che c'erano delle armi che erano un po', diciamo, vecchiotti, e che io il venerdì prima, fino al venerdì, ero là e mi sono messo con Salvatore Gritti a pulire queste armi in quanto erano sotterrate, e le abbiamo anche verniciate. C'erano dei mitra. In tutta quella settimana io e Salvatore Gritti le abbiamo un po', diciamo, tutti tolte della ruggine, le abbiamo un po' anche verniciate per non farle nuovamente riattaccare alla ruggine. E c'erano tanti tipi di armi, c'erano dei mitra, c'erano anche dei Kalashnikov, c'erano un po' tutti questi tipi di armi, delle risce trasmittente. E poi mi ero fatto accompagnare da Berwhite il sabato sera, dicendogli di venirmi a prendere il lunedì mattino verso le 4 del mattino, le 5. Io, non vedendo arrivare Berwhite, non ho tanto più, non mi sono allarmato più di tanto, ho detto beh, magari non sarà potuto venire. Poi la sera invece, sempre del lunedì, ho saputo tramite telegiornale che le avevano arrestate.
Cioè praticamente per puro caso non mi sono trovato anch'io in quella villa. Nella circostanza sono riuscito a scappare Salvatore Pillera e Giuseppe Sciuto. Aveva un soprannome, Giuseppe Sciuto? Sì, Pippo Digna. Vi furono delle reazioni all'omicidio di, al duplice omicidio di Melo Lampadina e di Salvatore Palermo? Le reazioni sono state quelle che praticamente, diciamo, che è scoppiata la guerra. Ecco, dico come omicidi commessi dal vostro gruppo nei confronti del gruppo contrapposto. Sì, certo che ci sono stati. Ne sai indicare qualcuno alla corte? Sì. Per esempio c'è stato l'omicidio di Rosario De Maria da Citrezza, che era uno che era, diciamo, con noi in quell'epoca. C'è stato l'omicidio di Franco. Questo era con? Con noi, nel nostro gruppo, diciamo, Pillera. Quindi, sì, è stato nel un omicidio, gruppo Pillera. Quindi una vittima del vostro gruppo. Certo. Ecco, e poi? E poi c'è stato l'omicidio di Francesco Romeo con il maresciallo Costa, Viale Vittorio Veneto. C'è stata la strage di Via dell'Iris. E per quanto riguarda la strage di Via dell'Iris, le vittime chi furono? Di preciso, guardi, dottore, mi ricordo qualche cognome così, un ragazzo mi pare che si chiamasse Romeo. Ma mirava più che altro su Turi Karate. Il vero nome di Turi Karate? Facci ricordare, perché era anche detenuto come Aenna, Turi Karate, nell'86. Vabbè, se non lo ricorda. Sì, eravamo insieme. C'era anche Salvatore Tucci. Nell'86, cioè, nel carcere di Enna. E cioè in quel periodo? Non è in quel periodo, sì. Non ho capito il riferimento. No, il riferimento ad un eventuale riscontro. Un eventuale riscontro? Riscontro, cioè, che anche se non ricordo in questo momento il cognome, questo qua era. Cioè, ma era detenuto con lei? Sì, eravamo detenuti nello stesso carcere, a Enna. Lei ha parlato di Salvatore Bruno. Salvatore Bruno. Perfetto, Salvatore Bruno. Lei ha parlato di Salvatore Lanzafame. Sì. Nel corso delle sue precedenti dichiarazioni, lo ha dichiarato poco fa. Sì, inteso Foffagnerra. Ecco, che fine ha fatto il... È morto. Come è morto? Successivamente a un attentato che ha fatto lui a Benedetto Santa Paola. Cioè? Dopo la morte di Orazio Isaia, appena uscito Salvatore Lanzafame, venuto a conoscenza che Benedetto Santa Paola aveva dato il cosiddetto ok a Corrado Manfredi per l'omicidio di Orazio Isaia. E fra tutti, nel frattempo, ritornando un po' al discorso di Palermo, ricongiungersi al discorso di Palermo, si è deciso di passare a questa azione. Hanno fatto questa azione nei confronti di Benedetto Santa Paola in casa sua, in via delle Olimpiadi. E di cui è rimasto ferito Pappalardo Salvatore ad un occhio. Chi? Se non ricordo male, Pappalardo Salvatore, natale di Raimondo. In questa circostanza, e accidentalmente è rimasto ferito anche Salvatore Lanzafame ed è stato trasportato all'ospedale di Reggio Calabria, e di cui poi è morto per una, si disse allora, per una decongestione. E lei queste indicazioni sulla, su questo episodio di Viale delle Olimpiadi,
questa indicazione e come ne è venuto a conoscenza? Beh, erano fatte a noi notissime, in quanto noi eravamo parte integrante del gruppo, anche se io non ho partecipato, però li ho saputi, li sapevamo un po' tutti. Perché Benedetto Santa Paola si è salvato in quanto una bomba non era scoppiata, è uscito da una porta secondaria del garage. Altri fatti di questa guerra ne ricorda? Davvero. Lei ha accennato ai rapporti tra Santa Paola e Manfredi, sì. Corrado Manfredi. Sì. Ecco, vogliamo un po' scendere sul particolare. Perché, secondo quello che lei ha detto, il Santa Paola era vicino al Manfredi? No, Santa Paola non è che fosse vicino. Ci interessava in un certo qual modo a qualcuno averle amici, avendo le amici aveva il controllo, naturalmente doveva in un certo qual modo dare simpatia, dimostrare fiducia. Allora nella fattispecie era il turno di Corrado Manfredi, e allora quando il Manfredi gli ha chiesto se gli interessava di Orazio Isaia, gli ha detto di no. A quel punto Manfredi capisce che c'è carta bianca e può fare quello che vuole. Il Manfredi poi che fine ha fatto? È stato ucciso. Dove? A Milano. Ecco, ritornando a questa guerra, come si è conclusa questa guerra tra Ferlito e Santa Paola? Quando si è conclusa? Si è conclusa, diciamo, apparentemente, nell'82. Perché dice apparentemente? Perché sono come dei pacchi mafiosi, no pace. E cioè? Lo dimostrano tutti questi morti ogni anno. Se ci sarebbe pace non ci sarebbero morti. Quindi non ho capito, si fa una pace però sotto sotto... Alla prima occasione non si perde tempo. Ecco, e come sono andati i fatti, diciamo, di criminalità organizzata dopo questa pace tra il gruppo Ferlito e il gruppo Pillera? Cioè, voglio dire, quali furono nel corso degli anni le guerre successive, se ce ne sono state, guerre non più guerre effettive, voglio dire, tra i gruppi della criminalità organizzata catanese? Dunque, per quanto riguarda Santa Paola, dopo quella guerra ha sempre evitato le guerre frontali, ha aspettato sempre che ci fossero altri gruppi per inserirsi in mezzo, così che cadere sempre con i piedi a terra. Che significa? Cioè aspettava per esempio che ci litigavano, non so, Cappello, clan Cappello, Pillera con i Cussote, un esempio, e magari i morti non li facevano né uno né l'altro, ma erano sempre loro, ed già era una cosa nota. Come ad esempio, quando nell'88 incominciò, diciamo, a scredolarsi questo clan Pillera, e che arrivò a una scissione tra Cappello e Sciuto. Quando iniziarono i primi screzi, quando iniziarono i primi, diciamo, disapprovi uno con l'altro, un giorno, mentre che io, Carmelo Buda, Franco Barbagallo, Rosario Cavallaro, siamo andati a mangiare alla Grotta del Gallo, ci siamo fermati dopo averci pranzato in questo ristorante, ci siamo fermati ad un distributore. Carmelo Buda doveva fare una telefonata, non c'è il telefono, allora stiamo per spostarci più avanti, nel prossimo
distributore, una Renault 5 turbo, si ferma e scende uno con una pistola e incomincia a sparare in direzione di Carmelo Buda e viene ucciso Carmelo Buda. Io capii subito, immediatamente, che non era opera del cappello, perché in quel caso avrebbero ucciso me. Buda a quale gruppo apparteneva? Buda apparteneva a Sciuto. Sì. In effetti disse subito a Biagio Sciuto: guarda che non è cappello, guarda che questa è opera di Santa Paola, perché ci vuole fare ammazzare, vuole scatenare una guerra. Sciuto mi dice: lasciamo stare Claudio Di Mauro, lasciamo stare il Di Mauro, lasciamo stare. A quel punto io mi sono defilato, ho detto: se lo dicono loro, che sono i più indiretti parenti, perché lo devo dire io? Lei invece ha avuto conoscenze, ha acquisito notizie precise su questo omicidio? No, non ho acquisito, però è chiaro, evidente, che se era opera del cappello, come si è voluto dire allora, avrebbero ucciso me, no Carmelo Buda, perché il timore per cappello ero io, no Carmelo Buda. Invece Carmelo Buda era timore per qualche altro gruppo? Faceva più presa, perché era di famiglia di Sciuto. Difficilmente si sarebbe, diciamo, in un certo qual modo sistemata la cosa. Se avrebbero ucciso me, si sapeva, l'avrebbero sistemata. Invece con Buda, essendo di famiglia, avrebbe scatenato di sicuro la guerra, come così in effetti è stato. E che i Lautani si è stabilito di tenere questa cosa stretta. Cioè, faccia capire, cioè questa nostra, diciamo, linea, che sapevamo che non si trattava di cappello, di tenerla stretta, di non farla sapere in giro. Ecco, prima di andare avanti, sì. Lei stava accennando a questi screzi tra il gruppo Pillera e il gruppo Sciuto. Sì. Ora sta parlando dei Lautani come persone vicine a voi. Sarebbe bene, prima di andare avanti, di chiarire rispetto a questi screzi tra il gruppo Pillera, Cappello e il gruppo Sciuto, gli altri gruppi criminali che posizione occupassero. Ha capito la domanda? Sì, l'ho capito. Per quanto riguarda, diciamo, noi Sciuto. Sì. Praticamente siamo Sciuto in generale. Claudio Di Mauro. Claudio Di Mauro ha un soprannome come Claudio Puntina. Sì. E i Lautani. Quindi Lautani, Sciuto e Puntina. E Puntina, sì. Dall'altra parte? Dall'altra parte era Cappello, Pillera, Piacenti, Ceos e Paci. Con tutti, diciamo, i relativi il componenti. Gruppo della Savasta? Pugli Santonino era con noi a Savasta, anche, sì, faceva quindi parte del nostro gruppo, sì. Quindi ritorniamo al punto dell'omicidio Buda e alle riflessioni che facevano i Lautani, mi sembra. L'ho interrotta lei? No. Ecco, sì, dico, lei stava dicendo che i Lautani vi dissero di tenere stretta questa cosa. Sì, facciamo finta di non averla capita, teniamola così. Non appena, nel frattempo, si incominciano a profilare dei problemi all'interno del gruppo. Del gruppo? Di Santa Paola. Tra Santa Paola e Cavarruzzo, Giuseppe Ferrara. Che periodo siamo? Se non ricordo male dovrebbe essere attorno 89, qualcosa del genere. Ecco, allora? Di cui c'è stato un attentato a Giuseppe Ferrara dentro l'ospedale. E che si disse che Giuseppe Ferrara aveva preso soldi di calabresi, di droga, cose, loro non dovevano corrispondere. E hanno reagito, diciamo così. Allora a questo punto ci fu una riunione di noi, tra noi, Sciuto, Lautani, Claudio Di Mauro. E lui dice: è venuto il momento di ritornare il favore di Carmelo Buda. Questo chi lo disse? Claudio Di Mauro. Sì.
A quel punto io ho detto a Biagio: stai attento che è una cosa molto pericolosa questa qua. Ci siamo praticamente astenuti, mentre che Claudio Di Mauro, Affio Laudani, Michele Di Mauro, Michele Di Mauro è cognato di Giuseppe Laudani, omonimo di Di Mauro Claudio. Omonimo ma non parente? No, no. Dice: va bene, questa dice, ce la sbrighiamo noi. E allora, per far sì che si scatenasse una guerra all'interno del gruppo Santa Paola, è stato ammazzato Nello Colombrida e successivamente Caudullo. E così è partita una guerra all'interno del gruppo, diciamo, Santa Paola. E questi, le notizie su questi due omicidi, lei da chi le ha prese? No, no, se ne parlò in quella circostanza a casa di Claudio Di Mauro. Di cui con il Biagio Asciuto ci siamo astenuti, appunto perché sapevamo della grave pericolosità che si trattava, perché quelli erano nuclei familiari e se si sarebbero toccati le famiglie era una cosa molto antipatica, mentre che i Laudani dice: ma no, no, meglio, e dice, così, così che dice, facciamo rompere, dice, queste squadre, così che hanno magari loro di bisogno di chiedere aiuto a noi. In effetti c'è stata la corsa sia di Giuseppe Cavarruzzo, che chiedeva aiuto a Gaetano Laudani, e sia anche di Santa Paola, di riflesso Aldo Eccolano e Carletto Campanella, che chiedevano aiuto. A chi? Ai Laudani. E di cui a quel punto noi siamo intervenuti, in particolar modo io, dicendo a Michele Di Mauro: ti raccomando, fatti i fatti tuoi. Ti raccomando, fatti i fatti tuoi. Cioè, mi faccia capire, sia i Ferrera che Santa Paola chiedevano aiuto ai Laudani? Sì, per darle una mano praticamente in quella guerra là. Sì. Ecco, voglio dire, però queste indicazioni sui due omicidi che lei ha citato, le sono state, a lei da chi sono state materialmente fornite queste notizie? Direttamente fornite? No, no, sì, diciamo che in un certo modo noi ci siamo astenuti, anzi abbiamo cercato in un certo modo di dissuaderli da questo programma, io e Biagio Asciuto. Ma loro hanno insistito. Allora a quel punto Biagio dice: senti, dice, stiamo zitti, dice, perché alla fine ci pare come se abbiamo del timore, cose. Detto, beh, allora questa responsabilità ve la prendete voi? Dice: sì, ce la prendiamo noi. E se la sono presi loro. E per quanto riguarda, hanno stabilito che sì, Claudio Di Mauro, dicendo che per Nello Colombrida ci pensava lui e che per Caudullo dice: pensateci uacce e le Laudane. E Laudane dice: va bene, questo dice: non sprechiamo uacce, dice, ci provvediamo noi. Dice: oh, come tu fai chiesto, dice, uacce facciamo chiedo. Mi faccia capire, il Colombrida e il Caudullo appartenevano? Il Colombrida apparteneva a Giuseppe Ferrero Cavarruzzo. Sì. Mentre che il Caudullo apparteneva intimamente a Aldo Eccolano. E quindi, dico, queste indicazioni lei le ha avute prima della commissione di questi fatti? Sì, sì, prima, no, stiamo parlando prima che succedessero. E dopo che sono successi ha avuto commenti su questi fatti di sangue oppure? No, no, semplicemente non... qualche cosa con Claudio Di Mauro, così, ma approssimativo, niente di più. Quindi le indicazioni lei le ha avute prima della commissione di questi fatti? Ero presente quando è stato stabilito. Ci siamo praticamente semplicemente astenuti, io e Biagio Asciuto. E successivamente? E successivamente, al momento in cui che succedono,
Già le sapevo, semplicemente che cercavamo di questa cosa con Claudio Di Mauro e con Michele Di Mauro, con Affio Lautani, di tenerla stretta. Ogni tanto che ci incontravamo, quando si parlava di questa storia, ne parlavamo semplicemente quando eravamo soli. Anche se c'era qualcuno presente, non se ne parlava mai. Ecco, successivamente, questi screzi tra il gruppo vostro e il gruppo Cappello, come si è esaurito? Dopo gli screzi c'è stata una guerra. Ci vuole dire così sinteticamente questa guerra, quali fatti di sangue ci sono stati nell'ambito di questa guerra? E ce ne sono stati tanti fatti di sangue, diciamo, in questa guerra del gruppo Cappello Sciudo e Lautani. Diversi morti.